Black Lively, ecco quali sono i miei piani per Halloween. Ha una semplicità e una spontaneità unica, Black Lively. Spesso, nelle sue interviste, oltre che parlare del suo lavoro parla anche della sua famiglia. Di cosa vuol dire essere moglie, di Ryan Reynolds, e di cosa vuol dire essere madre, delle piccole Ines e James. Di recente, ha persino raccontato quali sono i suoi progetti per la notte di Halloween. Ines e James. Durante un'apparizione al The Tonight Show starring Jimmy Fallon, a cui ha partecipato per promuovere il suo nuovo thriller Holly Say So in cui appare bruna e irriconoscibile, Black Lively ha parlato anche della sua famiglia. E della sua vita come mamma di due bambine piccole. Ha iniziato raccontando un divertente aneddoto, Ines, che ha compiuto un anno a settembre, ha assistito alla preparazione da parte della mamma dei biscotti per il suo primo compleanno. Tuttavia, il suo pranzo l'ha fatto a base di bistecca. Rubandola dal piatto di Blake. Ho dato alla luce una piccola di vichinga, ha scherzato l'attrice. La conversazione si è poi spostata su Halloween. James, che di anni ne compirà invece 3 a dicembre, vuole vestirsi da Cenerentola. Le ho chiesto a quel punto da cosa avremmo dovuto vestire Ines, in modo che potesse suggerirmi il nome di un'altra principessa Disney. Ma non ha voluto assolutamente, mi ha detto che può esserci solo una principessa in casa nostra. Vorrebbe la vestissi da Mike Wazowski di Monsters Inc., o come uno dei personaggi minori di Oceania, ma assolutamente non come Elsa di Frozen, ha dichiarato. Peraltro, ha rivelato l'attrice, lei e il marito Ryan Reynolds vorrebbero finalmente vederlo, Oceania. Forse più di quanto vorrebbero farlo le loro figlie. Aspettiamo che vadano a letto, per mettere su il film. Vogliamo vedere la scena in cui cammina tra le onde, ha confessato. La classe di Blake. Come tutte le mamme, anche Black Lively vorrebbe che il marito fosse coinvolto dai preparativi per Halloween. Vorrebbe si vestisse in coordinato con la piccola Ines, ma lui non è della stessa idea. Quindi, per quest'anno, mamma e papà lasceranno i loro costumi nell'armadio e costume o non costume, Black è comunque straordinaria. E ha una classe sorprendente. L'ha dimostrato qualche sera fa, in occasione della partecipazione a Good Morning America. Nello outfit giallo zafferano firmato Brandon Maxwell, con pantaloni palazzo e maniche a sbuffo, ha dimostrato di saper indossare alla perfezione uno dei colori più difficili di sempre. Anche per questo, il suo stile è tra i più copiati. Non solo gli outfit, ma anche il suo make-up e i suoi capelli. Che, oggi, danno forma ad un fake bob, un caschetto lungo creato mediante l'impiego di strategiche forcine dal suo personal stylist Rod Ortega. Sembra abbia tagliato i capelli, la star di Gossip Girl. Invece, è solo un gioco di illusioni.
che ha dimostrato come, anche con un taglio corto, la bionda attrice starebbe benissimo. Del resto, chi come lei è in grado di passare dal red carpet ai panni della mamma con così tanta classe? Chi ha portato la pancia in un modo così chic e naturale? È un inno all'autostima, ogni uscita di Blake Lively. Un'autostima disegnata dal suo sorriso straordinario.